Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Pami. E ragazzi, oggi siamo, come potete vedere, su Clash Royale. State vedendo dietro di noi, ragazzi, o meglio al nostro fianco, il deck famosissimo, quello dello Xuder con Ogrider, moschettiere, nuovo golem del ghiaccio. Ma oggi vogliamo registrare un chest opening bello sugoso, interessante, certo, perché abbiamo da aprire i due bauli del clan. Due bauli del clan a livello 10 su 10. La troviamo la leggendaria? Io è una vita che non la trovo. Porca speriamo, miseria. Speriamo, perché ho avuto culo di trovare le streghe nel baule del clan. Ma veramente, quando? E poi è una vita fa. Ha una e vita poi fa. Mi sono fermata, ragazzi. E quindi noi optiamo e speriamo per una bella leggendaria. Ma prima, ragazzi, andiamo a spararci una bella partitozza così per scaldare un pochettino gli animi. Vediamo un po', siamo contro Mugi dei Nyanhua, famoso clan indo orientale, lo sappiamo. Aspettiamo di recuperare tutto l'elisir e lui non gioca. Aprivo io con un Tris di Goblin molto ombi. Vai, va bene, lasciagli pure mandare, io preparo solo una zap, nulla di più, è infatti la zap provvidenziale sui pipistrelli, il Vortex, che va a colpire la torre centrale, e porca miseria, tira fuori il cannonao, non si sa se sia una cosa ambigua o meno quello che ha detto la Pami, però, lo crederà al 10, cattivissimo ragazzi, andiamo a proteggere sulla sinistra con il moschettiere, subiamo parecchi danni in realtà ragazzi dal suo Ogrider, abbiamo un... Praticamente io non gli ho fatto niente, però gli mando un Ogrider di qua e un golem del ghiaccio di qua. Esatto, lui è obbligato a spendere tutto di là, peccato per il golem del ghiaccio che non entra. Io vado a fare un retarget sulla torre, benissimo, che libero quindi l'attacco, e il mio moschettiere in realtà ragazzi va a fare parecchio male, 1398 qua dobbiamo... Perché li ho giocati troppo larghi, li ho giocati troppo larghi, 1228, 1398, però non si è messi così male. All'inizio ero sopra io, hai ragione. Adesso lui aprirà con l'Ogrider. Eccolo lì, infatti. Ecco lì l'Ogrider. Andiamo con il nostro cavaliere. Golem del ghiaccio davanti. Non riusciamo. Troppo cattivo, veramente. 181. Bisogna cercare il tutto per tutto. E quindi scarichiamo di qua un Ogrider. Benissimo, che mi dà. Lui apre col Vortex, sicuramente. È ovvio che va col Vortex. Allora noi andiamo a zappare sulla torre. Bene, che diamo la possibilità anche noi all'Ogrider di andare a colpire. 804, la torre in alto a sinistra, 65 purtroppo la nostra torre in basso a destra, che bisogna lasciare andare. Non si può difendere. Andiamo a spostare però il suo cavaliere e tenterei una nuova partenza anche noi. Super cattiva con il golem del ghiaccio. L'Ogrider può partire, lui al tronco, infatti lo tira perfetto. Riusciamo ad andare. Il Vortex purtroppo con l'Ogrider è una spina nel fianco non indifferente. Noi non gli lasciamo comunque modo di andare ad attaccare come vuole lui, e quindi di nuovo anche noi ragazzi andiamo a spingere così e missiamo la sfera di fuoco. Ragazzi, purtroppo grande miss sulla sfera, sbagliamo a tirare. E ho notato, miss vuol dire che sbaglio a tirare la sfera. Lui tira ancora al Vortex e tranquillamente può farsi i suoi comodi, aprendo con un altro ovviamente Ogrider, visto che non ha nessuno che lo va a contrastare se non il mio moschettiere, che riesce a fermare l'incedere del suino a 458 sulla torre. Niente da fare, altro Vortex per lui e noi perderemo la partita. No, tira tranquillamente un Rocket e noi andiamo a perdere la partita in maniera veramente veramente molto obbrobriosa. Questo comunque non ci deve assolutamente fermare o demoralizzare da un eventuale chest opening che andiamo a farci adesso con il bellissimo baulozzo del clan 10 su 10. Il mio lo apro io, il suo lo apre lei, e andremo a vedere 120 di gold. Anche una bella partita in 2v2 con la Pamina, 1620 di gold con 7 skip, non male, due cure. Queste non le uso. Pesante anche i tre moschettieri per 4, ragazzi, niente di buono per me in questo baule con ancora 5 skip. 28 goblin lancieri sono veramente più una spina del fianco le loro lance che le loro carte. 10 giant. Già capito che questo baule andrà malissimo, ragazzi, non mi serve. 11 rocket.
Dai, adesso dammi anche 11 arieti da battaglia, già che ci siamo. Niente leggendaria, 212 scheletri e 3 clonazioni, ragazzi. Partite veramente bruttissime, baule del clan, veramente bruttissimi, da veramente bruttissimo. Datemi un secondo che switchiamo sull'account della Pashum. Eccoci qua, ragazzi, nel profilo della Pami Dark Lady. 4119 così, scusa. Hai qualcuno che te le fa? No, non ho dato il permesso. Non puoi avere 4119 coppe. Però va bene, ragazzi, andiamo a spararci 1-2v2 con il super deck della Pami, che conosciamo anche questo a memoria, gigante con doppia strega. Quello lo apriamo da un'altra parte. Questo è un video dedicato solo ai bauli del clan, quindi attenzione, attenzione. Vediamo se la Pami ce la fa. Vediamo se ce la fa. Certo che sei anche te, perché sei col mio Facebook. Quindi partita veloce e siamo pronti, ragazzi, a vederci ancora una bella partitozza della Pami, che gioca in 2v2. La andiamo a commentare assieme. Subito apertura con lo Grider per Alena, che è la compagna di squadra della Pami. Viene congelato lo Grider, viene tirato un tronco e lei molto tranquillamente decide di aprire con un'ottima partita. No, no, andiamo benissimo, hai fatto un'ottima apertura con la strega dietro. Molto brava, molto brava. Vediamo come procede, vediamo come procede. Lo deve fare, non lo fa, non lo fa, ragazzi. Perché non l'ha fatto? Perché non l'ha fatto? No, il gigante no. No, il gigante no, ragazzi. Noi siamo solamente dei profani che ancora non hanno capito lo stile di combattimento della nostra famiglia, che però in realtà regala streghe notturne al loro avversario, che si fa appunto colpire dalla torre bombardiera. Comunque, grazie all'aiuto dei pipistrelli, riesce a fermare la loro strega notturna. Attenzione, barile e minatori in questo frangente molto molto cattivi. Ottimo il tronco che va ad eliminare tutto il problema della gang, e adesso va giù il gigante all'11, ragazzi, e adesso va giù il gigante all'11 supportato da degli spiriti del fuego che vanno a decimare praticamente la loro orda di scheletri, ma non ha assolutamente modo di poter continuare l'attacco, in quanto una torre bombardiera a livello 8 viene piazzata nel centro della field avversario e non si può assolutamente procedere con l'attacco. Attenzione, subito pronti la coppia di lui, dei cavernicoli scelti per la nostra Alena, e vediamo se la Pami va a rispondere. No, li lascia andare tranquillamente soli al loro destino e vengono infatti razzati. Però ci regala questo Triss di sgherri che ancora noi non possiamo comprendere il perché della giocata. Regala anche una strega a livello 7 agli avversari, però riesce a tirare una bella zap, strega che va a fermare gli arcieri in questo frangente. Triss di scheletri generati che non può nulla. 2040 la torre avversaria, 2662, buona ripartenza con lo Grider dietro il Boia che subisce i danni, tronco sullo Grider Miner, peccato invece che l'ascia del Boia non possa andare indietro. Non so chi abbia tirato quella fireball, ho paura sia stata la Pami. Quindi io cosa te ne frega te? Avanti ancora con il cavaliere sul Miner, bene questi spiriti del fuego che vanno a tirare via gli sgherri piazzati, e ottima anche la poison di Alena, ragazzi, che va a danneggiare sia la torre bombardiera che la torre di sinistra. In più il mega sgarro subisce qualche avvelenamento, benissimo anche mega sgarro contro mega sgarro. La Pami era 10 di elisir dal 96, ma comunque non è preferisce vero lasciare che andare 10 di elisir dal 96 di là le due truppe, benissimo. Comunque la strega notturna che viene, benissimo, mica tanto, che viene congelata, e invece sono i pipistrelli che vanno ad aiutare insieme agli spiriti del fuego il fermare Log Rider. Attenzione di nuovo, gigante 7 e 23 la loro torre in alto, pisciatelli e orda di scheletri, tutto viene mandato. La Pami si ricorda di avere una zap, ma figa, ma quando ce l'ho pronta anche tu, ma e non vediamo commentare. Vediamo di nuovo di andare avanti. Niente da fare. Miner pesante giocato sopra lì. Riescono con l'orda a fermare, ma c'è il doppio tronco. Credo che la partita abbia preso un senso veramente veramente ad un'unica direzione. Infatti con il Rocket vanno a ribaltare la situ e a vincere la 2v2 a 5 secondi entranti nel sudden. Vabbè, ragazzi, queste erano solamente un paio di partite. Andiamo a vedere la parte più interessante del video, che è quella dell'apertura del secondo baule del clan della Pami. 10 su 10 anche per lei. Andiamo a vedere. Stati zitto, 1620 di gold, ragazzi, più 7 skip, 5 macchine volanti, 6 fornaci, 7 golem del ghiaccio e fin qui una schifezza, 9 stregoni, 94 barbari, vedo che è molto bello questo baule, 146 barili d'osso, l'unica cosa interessante, e 3 bocciatori, uno schifo, insomma, una schifezza.
Beh ragazzi, direi che è stato veramente un video da super dislike, perché due partite perse, due bauli del clan assolutamente inutili. Io spero comunque che voi vi siate un pochettino rallegrati a vederci anche oggi. Vi mandiamo un bacione grandissimo e noi ci vediamo presto! Ciao!